La democrazia parlamentare ha, come ci ha consegnato il patto repubblicano e costituzionale, ha delle regole ben precise. E innanzitutto che è quella di rispettarla, la democrazia parlamentare. Faccio questa premessa, Presidente, perché è evidente a tutti che proprio perché siamo in una democrazia, in una repubblica parlamentare, non esposta a tutti gli eventi e non una democrazia sondaggista, per cui ogni due mesi se cambiano i sondaggi noi ci adeguiamo, è evidente a tutti che se il Presidente del Consiglio chiede di venire a svolgere comunicazioni al Senato e alla Camera, quello è indubbiamente, ma è, come dire, non so, è correttezza istituzionale, Presidente, lei lo sa meglio di me, che ovviamente si metta all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente. Poi in un momento, tra l'altro, con un ordine, non l'ha detto genericamente, la lettera del Presidente del Consiglio è molto chiara per la crisi politica e quindi è giusto, perché è giusto e fino in fondo deve essere così, che la crisi sia parlamentarizzata e che quest'Aula ne discuta, perché siamo una democrazia, una repubblica parlamentare. Quindi è evidente con tutti i tempi e i modi, perché noi non siamo convocati da nessuno, Presidente, noi non possiamo essere convocati da uno stabilimento balneare o da una spiaggia, no? Noi siamo dei senatori eletti dal popolo, come l'altro che ha parlato prima, siamo tutti eletti dal popolo, ci sono le regole e queste regole innanzitutto devono essere rispettate. Le regole non sono un fatto formale, sono la sostanza e l'essenza della democrazia. Il senatore Salvini, Ministro, perché ancora non ha pronunciato la parola, diciamo, di lasciare il Viminale, forse io non l'ho capito bene, a proposito di correttezza istituzionale, invoca le elezioni, ma pensa di poter gestire le elezioni magari dal Viminale. Anche questo, cosa inaudita. Il senatore ministro Salvini è venuto qui, non dubitiamo che lei non abbia paura del voto, lei non ha paura del voto, lei ha paura solo dei processi, lei ha paura solo dei processi. Il capitano coraggioso che però è venuto qui, si è degnato di venire qui, no? Sotto dettatura della sua avvocato ministro Bongiorno, no? Per venire a chiedere di avere la protezione, l'immunità, l'uomo del popolo, l'uomo che si rimette al popolo, ma non ai magistrati. Non ai magistrati. E allora, visto che è venuto qui a proporci di votare subito la riduzione dei parlamentari, che vedremo alla Camera, io le propongo, perché se è uomo d'onore, allora facciamo così, facciamo un passo indietro. Venga anche qui, che riportiamo tutti quanti i documenti della Giunta. Venga qui con coraggio, questa volta, a andare a subire insomma il giusto processo, perché dai processi, come qualcuno ci ha insegnato, non ci si difende, ma ci si sta nei processi.